Salve ragazzi e benvenuti a PlayStation Update, la rubrica settimanale di EveryEye.it che vi tiene aggiornati sulle ultime uscite del PlayStation Store e vi dà i nostri personali consigli per i vostri acquisti digitali. Il titolo di punta di questa settimana è Wolfenstein The New Order, disponibile per PlayStation 3 e PlayStation 4. Si tratta di uno sparatutto in prima persona sviluppato da Machine Games e pubblicato da Bethesda, che ci metterà nei panni del coraggioso soldato americano William Blazkowicz. Il titolo è ambientato in un futuro alternativo, dove la macchina da guerra nazista è riuscita a sopraffare le potenze di tutto il mondo. Il gioco è caratterizzato da un gameplay old school che gli amanti dei first person shooter anni 90 troveranno sicuramente familiare. A ravvivare questa formula, tuttavia, ci pensano alcune novità, come un sistema di coperture e la presenza di fasi stealth. L'elemento più riuscito dell'intero prodotto è indubbiamente il comparto narrativo, capace di coinvolgere il giocatore dall'inizio alla fine, proponendogli una storia interessante, brutale e a tratti addirittura commovente. Dopo aver pubblicato l'eccezionale Bastion in esclusiva su Xbox 360, la software house Supergiant Games rilascia Transistor su PC e PlayStation 4. Esattamente come il suo predecessore, anche qui ci troviamo di fronte ad un particolarissimo action RPG, ambientato questa volta in un mondo fantascientifico. Il combat system propone però qualche novità ed integra alla perfezione un avanzamento in tempo reale con scontri che possono essere decisi anche con un sistema a turni. Non poteva ovviamente mancare una direzione artistica eccelsa, che ben si sposa con una storia ottimamente recitata. Dobbiamo tuttavia segnalare una longevità non clamorosa ed una generale linearità. In definitiva, però, se avete apprezzato Bastion, potete senza indugio investire i €18,99 richiesti per questa piccola perla indie. Square Enix pubblica finalmente il suo Drakengard 3 sullo store di Sony, in esclusiva per PlayStation 3. Prequel del primo capitolo del franchise, il gioco ci trasporta in un mondo medievale governato dalle temibili Intoner, sei sorelle capaci di utilizzare potenti incantesimi cantando delle melodie magiche. Il titolo è caratterizzato da un sistema di combattimento molto movimentato che alterna fendenti, parate e contrattacchi. Può essere acquistato al prezzo di €49,99 e purtroppo in Europa vedremo soltanto la copia digitale. L'edizione fisica è invece limitata ai soli mercati giapponesi e nordamericani. Dopo l'incredibile update della scorsa settimana, questa volta i possessori di PlayStation Vita dovranno accontentarsi di Sparkle 2. Il titolo, che supporta il cross-buy con PlayStation 4, è un puzzle game che presenta una storia in single player composta da oltre 90 livelli. Le caratteristiche più interessanti della produzione riguardano la presenza di una trama interamente recitata unita ad una colonna sonora molto evocativa. Il gioco è scaricabile al prezzo di €6,99. Chiudiamo come sempre la nostra rubrica parlandovi delle nuove offerte settimanali. I possessori di PlayStation 4 e PlayStation 3 saranno felici di sapere che da oggi potranno acquistare lo splendido Strider al costo di €8,99, a fronte dei €14,99 richiesti originariamente. Come se non bastasse, gli abbonati al PlayStation Plus avranno la possibilità di sfruttare un ulteriore 10% di sconto sul prezzo finale. Il secondo gioco ad aver beneficiato di una riduzione di prezzo è Master Reboot. Il titolo è un horror fantascientifico che viene adesso venduto a €7,49 rispetto ai €14,99 richiesti in precedenza. Gli utenti PlayStation Vita infine non rimarranno a bocca asciutta, in quanto potranno pagare FIFA 14 soltanto €19,99, un bello sconto dal momento che il prezzo originale era di €49,90. Ma la promozione più importante di questa settimana riguarda il taglio di prezzo che hanno subito due giochi di lancio di PlayStation 4. Stiamo ovviamente parlando di Killzone Shadowfall e Knack, acquistabili entrambi a €39,99. Si tratta senza ombra di dubbio di un'ottima occasione per tutti coloro che fossero interessati a provare con mano le due produzioni che hanno accompagnato l'uscita di PS4 sul mercato occidentale. Con questo per oggi è tutto, con PlayStation Update ci vediamo come sempre il prossimo venerdì. Un saluto a tutti!